Sì, dal vivo fa davvero impressione, pensate che è alta 4 metri. In Fiat infatti questa pandona l'hanno chiamata Monster Truck. Siamo a Madonna di Campiglio, a due passi dallo Chalet Fiat, dove la pandona appunto riceve il battesimo per la stagione sciistica 2012-2013. Ma perché è stato creato un oggetto simile? Ebbene, si tratta evidentemente di un prototipo ed è la protagonista, è il protagonista del nuovo spot Fiat dedicato alla Panda 4x4. Lei è la bestia, la bella e Miss Sorriso Fiat, ovvero Chiara Carlini. Ora, vederla dal vivo è interessante perché si tratta di una elaborazione tecnica piuttosto complessa. Ci hanno lavorato per 2 settimane un'officina specializzata appunto in elaborazioni e delle aziende specializzate in scenografie cinematografiche, perché questa panda, questo Bigfoot, doveva innanzitutto impressionare. Ecco, questa ruota da sola è alta 1,5 metri, è stata presa in prestito da un trattore, ma è ancora più interessante vedere quello che c'è dietro, cioè la meccanica sotto la carrozzeria, perché è particolarmente, diciamo così, sofisticata nell'elaborazione. Il pianale è quello della Jeep CJ7, non so se l'avete presente, sarebbe la nonna dell'attuale Jeep Wrangler, costruita fino alla fine degli anni 80. Ebbene, la difficoltà è stata evidentemente quella di collegare la meccanica che c'è qua sotto la carrozzeria, e quindi sterzo, freni, trasmissioni, dovendo muovere delle ruote così grandi. Adesso qua vi faccio vedere appunto i freni, che sono a disco, evidentemente grossi. Questo è tutto il meccanismo dello sterzo, che deve fare non poca fatica per girare queste ruote. Infatti ci hanno detto che il problema di questo prototipo è appunto girare, fare le curve. Vi faccio vedere anche qui il telaio, delle parti, dei tralicci. Qui c'è la trasmissione e qua c'è la carrozzeria della Panda 4x4, che è standard. Ecco, purtroppo non ci siamo potuti salire, non la possiamo nemmeno provare, ma in Fiat ci assicurano che funziona. E allora noi ci candidiamo subito, non appena sarà possibile, per fare un test drive sicuramente fuori dalla norma.